Eccoci in studio, seconda parte del telegiornale. Oggi parliamo di nuove frontiere della tecnologia di stampa 3D, in particolare lo facciamo con il nostro ospite che torna a trovarci, l'esperto Calogero Fiumicello. Grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno. E, insomma, scrivania del telegiornale oggi particolarmente colorata, tanti oggetti, ci servono un po' a spiegare come sta cambiando la stampa, cosa serve, l'abbiamo già detto, cominciamo da qui, cos'è una stampa 3D? Ecco, la stampa 3D è un tipo di stampa, cioè di riproduzione di nostre idee in tre dimensioni, tridimensionale. Questo allarga parecchio i confini delle nostre opportunità e possibilità, per cui possiamo spaziare in tantissimi campi dove ogni qualvolta c'è la necessità di avere un oggetto, lo possiamo realizzare con opportuni accorgimenti tecnici con la stampa 3D, Ecco, appunto. vediamo oggetti artistici, ma c'è anche un concetto di utilità, no? Che è molto, molto Certo. marcato, no? Trovare un pezzo che di fatto non c'è più e che fa parte di un oggetto molto importante che ci serve, si può oggi ricostruire. Certo, nella maggior parte dei casi sì, se non altro o direttamente con la stampa 3D oppure utilizzando questa stampa per creare poi magari dei calchi con cui fare delle colate, che siano metalliche, che siano addirittura alimentari, che siano di altre resine particolari che ci consente poi di realizzare un pezzo finito più funzionale. Però già con la stampa 3D possiamo cominciare a creare il primo pezzo che poi che sia una ghiera di un fanale, di una moto, di auto d'epoca o un pezzo di ricambio, un ingranaggio, un qualcosa che può essere realizzato sia così come serve in un pezzo nostro, sia eventualmente modificato, potenziato, migliorato rispetto a quello che è il pezzo originario. In questo caso era appunto un gancio che abbiamo rafforzato apposta per un sistema di tiranti e così via. Ecco, sostanzialmente non ci sono limiti. Ecco, questo che materiale è? Spiegamolo. È Sono plastica alla fine, qua in questo caso tutte plastiche, però esistono stampanti 3D che riescono a lavorare direttamente i metalli e direttamente altri materiali che molto più funzionali, conduttivi, trasparenti, a fibre di carbonio, leghe metalliche varie. La tecnologia è come file la stessa, le macchine chiaramente sono diverse. ecco. Le applicazioni, diciamo, sono tante, sono infinite, ci sono quelle di utilità pratica, come, diciamo, ingranaggi, pezzi mancanti, c'è anche la medicina, no? Abbiamo Come detto no? qualche altra Beh, volta. a Bologna, tra l'altro, c'è un centro di eccellenza che sta sviluppando, ha focalizzato la propria attenzione proprio sulla stampa 3D nel mondo biomedico, da protesi a tutori a parti di organi, oppure pezzi didattici che servono per studiare la malattia, per verificare prima dell'intervento come poter intervenire al meglio. Ecco, si stanno facendo parecchie cose. Questo banalmente è un finger trainer per chi ha problemi di artrosi, dove ci si può esercitare i muscoli con una elasticità, durezza regolabile, modulabile Ecco, perché dal vediamo che è progetto. flessibile, quindi è Certo. possibile È possibile renderlo più morbido, più gestire i duro, materiali. a seconda della necessità che si ha pure nelle mani. O dal Senta, gadget, insomma, portatelefono, qualunque altra cosa che si possa fare. ovviamente, insomma, abbiamo così mostrato tanti oggetti, quelli pratici, e sono forse quelli di maggiore interesse, no? Per l'utenza. Mediamente, che costo ha realizzare un oggettino, un ingranaggio, qualcosa che abbiamo smarrito che può servirci? Guarda, i materiali costano veramente poco, si passa da una ventina di euro a chilo di materiale plastico a qualcosa di più, ovviamente a seconda del materiale, ma ovviamente la difficoltà maggiore è avere il file indispensabile per per poterlo mettere in macchina e poterlo produrre come si deve. In tal senso si hanno possibilità di avere degli scanner che ci fanno fare già la scansione, ci danno la scansione del pezzo e quella si può mettere quasi immediatamente in stampante, oppure software che già lo possono fare. Oppure in internet già ci stanno milioni di file disponibili, gratuiti, che ci consentono di riprodurre quei pezzi al limite facendo poi delle modifiche per adattarle alle nostre esigenze. Ecco, la nostra città è abbastanza sveglia sul fronte di queste nuove tecnologie o un po' in ritardo, come Ma mediamente diciamo purtroppo accade? c'è dell'interesse, non indifferente. Qualcuno ancora non conosce o ha visto semplicemente magari qualche servizio in qualche televisione o ha letto su qualcosa su qualche libro. Però sta crescendo sempre più questo interesse verso questa tecnologia, appunto perché se ne capiscono le potenzialità. Perché quando poi si ha la difficoltà di non trovare, non so, una cerniera particolare, magari potenziata, modellata ad hoc per una esigenza particolare, o una girante di un motore, o che so io, un imbuto fatto ad hoc per una misura particolare, quando si capiscono le potenzialità
di queste, si vedono che tutto sommato i costi, soprattutto legati poi al beneficio di poter risolvere un problema in maniera efficace e veloce, i costi sono veramente contenuti, allora si sta, sta aumentando l'interesse e l'attenzione verso questa tecnologia, appunto, qua a Messina. Ecco, quando nasce la stampa 3D, o comunque quando possiamo dire ecco che comincia a diffondersi in maniera popolare? Ma è nata, diciamo, formalmente nel 1984, si è cominciata a diffondere sempre di più in maniera sempre più, ma proprio perché è diventato open source, soprattutto con certe tecnologie, nel decennio del 2008-2009 si è cominciata a lanciare. Adesso siamo in pieno boom con innovazioni continue. Proprio la prossima settimana c'è una 3 giorni di fiera a Milano, il 3D Print Hub, da giovedì a sabato, dove si presenteranno ulteriori aggiornamenti e miglioramenti. Ecco, qui c'è un'evoluzione continua delle tecnologie, dei materiali, dei software che ci consentono di lavorare sempre meglio questo tipo di prodotti. Insomma, una frontiera tutta da scoprire, da riscoprire. Ci sarà anche una fiera importante. Sì, questa di Milano questa settimana, infatti, sì. Per cercare di, insomma, anche un modo di confrontarsi, no? Con altri. Ci saranno proposte nuove di tanti makers, di tante aziende che presentano nuove tecnologie, nuovi materiali, nuove macchine, nuove potenzialità, e si stanno diffondendo veramente in maniera potente. Per esempio, verrà presentato, dico una cosa, anche se commerciale, l'Adidas sta facendo produzione, la lancerà questo autunno, di scarpe on demand. Ne dovrebbero fare almeno 5.000 tra autunno e inverno, si parla di farne 100.000 scarpe già prodotte con la stampante 3D direttamente, personalizzate per ogni utente. Cioè, domanda significa che dal computer ciascuno può scegliere. Saranno sempre loro a gestire la cosa, esatto, e non c'è più bisogno di fare stock di magazzini enormi, si farà la scarpa al momento per quella persona. Nel giro di un'ora e mezza ci mette questa stampante per fare un paio di scarpe, ci sarà la scarpa pronta, e la tecnologia è abbastanza avanti. Dietro c'è un gruppo finanziato tra l'altro da Google, che ha creato questa startup californiana che produrrà assieme ad adesso queste scarpe on demand, per esempio. La regia intanto propone la Madonnina del porto. Sì, che... ecco, queste sono alcune delle realizzazioni locali. La statua di Messina che è di fronte al municipio, la Madonnina del porto. Ecco, poi potendo creare si qualunque cosa, in maniera, diciamo, senza si può fare, dal giochino al pezzo di cambio, all'utilità che si vuole. Grazie a Calogero Fiumicello per averci illustrato le potenzialità della stampa 3D, argomento interessante. Già nelle scorse edizioni del telegiornale l'avevamo ospitato, abbiamo registrato un certo interesse per queste tecnologie che abbiamo spiegato, abbiamo dato anche noi il nostro supporto. Grazie ancora. Beh, io ringrazio pure voi e mi auguro che possa avere ulteriore attenzione da parte della città di Messina. Ovviamente auguri di buona Pasqua a lei. Grazie. E ai suoi cari, auguri a tutti voi telespettatori, grazie per averci seguito, per aver scelto anche oggi l'informazione di 3 Media. È tutto.